Ah, il pacco regalo! Signor, che sta facendo? Ai! Ehi, leva le tue zampacce da lì! Questo cestino è per Fiona! Ci sono i suoi preferiti! Scatola di lumache a cuore, candela profumata alla muffa e... Tada! Buoni! Validi per un bacio gratis da me! Ecco, così dovrebbe andare. Giusto! Diciamo addio al contratto e benvenuto al baffo di Piero a cuore! Ma dai! Bacio di vero amore! Ora mi serve solo un'altra cosa. Ci sono! La corona di Fiona! La sua corona? Ma Shrek non ha una corona da quando era in quel dannato castello del drago! Esattamente! Devo andare al castello! Siamo diretti alla torre del drago! No, ti prego! Davvero dobbiamo andare al castello! Porca miseria. Ehi, bel lavoro laggiù. Ecco qua, come ti avevo promesso. Questo ti farà sentire molto, molto più forte. Abbiamo già la cintura? Ora va meglio. Mi sento molto più forte del solito. Ehi, dovrei fare una prova. Ehi. Quindi abbiamo già il cinturone, fantastico. Non male. La madonna. In che bassa qualità erano quelle monete. Là, guarda quanti forzie che già possiamo aprire, vero? Deve soldi, essere il mio giorno fortunato. Grazie. Allora, fammi vedere se ce n'erano altri blu, però prima aspetta. Benvenuto nel mio splendido negozio, c'è qualcosa per tutti. 600 monete, va bene, dai. Se dammi più cuori. Se posso dire la mia, hai davvero buon gusto. Grazie. E qua abbiamo un altro forziere blu, perfetto. Vediamo cosa contiene. Sì, altri soldi, sì, ovviamente. Vabbè, meglio di nulla, anzi, totalmente ben accetti. Aspetta, ho capito. Scemo io che non ci sono arrivato subito. Dobbiamo prendere questo, spostarlo di qua. Ecco, fatto, lo incastriamo. Ben bene qua. E ora tocca al gatto. Ma ci arriva lì lui? Ah, mi servono gli stivali. Ecco cosa manca. Non riesco a passare. Mi servono gli stivali per fare i salti, in pratica. Va bene. Ma questa è una barca? Una barchetta? Ti prego. Ma c'era anche prima? C'era anche l'altra volta sta barchetta? O non l'ho vista io? Va bene, intanto... No, Shrek... Deve essere il mio giorno fortunato. Perfetto. Guarda, là, abbiamo raccolto un sacco di soldi, eh. Attenzione. Indietro. Grazie. Wow, che roba. Abbiamo raccolto praticamente quasi tutto quello che ho speso. Qua però non ci posso fare niente perché mi serve l'abilità di Fiorda. Va bene. Shrek, per favore, sposta la scatola. Wow, molto pesante. In modo tale che il gatto può salire e prendere quell'altro forziere qua sopra. Ah, l'oro è come l'erba gatta. No, ti prego, non dire queste cose. Vabbè, a sto punto abbiamo 600 monete. Compriamo un altro potenziamento, no? Guarda, guarda chi è arrivato nel negozio di cucini. Prego, prego. Prendiamo scoppiatempo. Ottima scelta. Ottima scelta. Ma sì, prendiamo anche megafono a sto punto. Uno dei miei oggetti preferiti per uno dei miei clienti preferiti. Eh beh, certo, no? Va bene allora, verso la torre del drago. Voi state ostacolando i miei piani. I miei piani non devono essere ostacolati. Presto, la mia parrucca del piano sventato. Ah, pensavo quella rossa io. Tutto ciò che mi serve è qualcuno che mi porti Shrek. Ma chi... Deve essere il pifferaio? Avido. Qualcuno che sia suddolo. Uno con cui poter trattare. Vediamo. La fata! Re per un mese? Cavaliere per una notte? No. Ah, ecco qua. Regina per una settimana? Oh no! Questa è la torre del drago? Non è così male. Giusto una rapida ripassata. Un po' di colore qua e là. Forse una poltrona in stile. Un tappeto. Vorrei vedere se c'era qualcosa di nascosto. Comunque no. A quanto pare a Ciuchino piace questa casa. Chissà come mai. Non partire, okay. Ricordate quando ho detto che non era così male? Beh, lo è. È male. Anzi, pessima. Beh, certo. È molto alta. Piantala, Ciuchino. È solo nella tua testa. No, sì, ho sbagliato. Vai a dirlo ai miei piedi. Non vogliono nemmeno muoversi. Un bel senso di déjà vu, Ciuchino.
Fammi vedere. Qua è chiuso, secondo me. Eh sì, c'era il troncone, ovviamente. Comunque, allora, vieni qua, Fjorda. Ecco, a te, dagli fuoco. Occhio! Attenzione! Ovviamente. Un sacco di cuori quando non servono. Eh beh, certo. Dovete aiutarmi! Se quella spaventosa draghessa scopre che ho perso i suoi drachini, per me è finita! No, ma perché drachini con la R? No, marchio registrato! Tu cosa? Hai perso i drachini! Oh no! Ma comunque cosa diavolo è un drachino? Sembra una stupida parola inventata. Sono i tuoi figli, Ciuchino. Allora, però non dirmi che i drachini sono finiti nell'altra dimensione. Non avrebbe senso. Ovviamente. Quell'arco mi donerebbe assai. Non avrebbe senso. Cioè, quella dimensione lì dove siamo adesso con Fiona così e tutti gli altri non dovrebbe essere accessibile, a meno che non abbiano stretto patto con Tremotino, o appunto abbiano potenziato la magia dello specchio. Ti cosa che oblio e terrore? Non è plausibile. Prossima fermata, Torre del Drago. Beh certo, come no. Comunque non c'è più lava. Per qualche motivo la lava si è dissolta. Servirebbe un po' di fuoco. Calmo. Ah ok, pensavo stesse per esplodere. Scusatemi. Ma se tipo mi metto in mezzo al raggio? Ok, non succede nulla. Per qualche motivo la magia ha attivato la roccia. Wow, ragni. Spaventosi ragni. Vieni qua a me. Mi sono maledetto per momenti. Schifoso. Aia, dolore. Ecco fatto. Era da un bel po' che non vedevamo sto posto. Forse di là? Non dobbiamo fare altro che superare quella strega. Ma scorreggiagli in faccia. Cioè, seriamente, dobbiamo trovare un modo di spostarla. Tiragli un pugno. È una strega. Cioè, se la bagni la strega, quella si ammazza. Questo è facile. Metti la mela rossa nel vaso, ma fai attenzione a raggio rosso. Potresti farti male. Che cazzo vuol dire raggio rosso? Perché mi dici cose che non capisco? Allora, tieni sta mela. Cos'è il raggio rosso? Vabbè. Accendiamo questa brodaglia da strega. Mi ha fatto molto ridere, devo dirlo, però. Allora, mi serve... Probabilmente mi serve... Non lo so cosa mi serve. Scusami, se metto altre mele succede qualcos'altro? No, ok, la mela diventa solo rossa. Vuoi vedere? Allora, dovrò trovare probabilmente un oggetto verde e uno viola. Ovviamente. Per tua fortuna, ho non è così mangiato. Complicato come sembra. Sì, l'avevo capito, grazie maialino. Ma mi fa ridere, guarda sta lucertola come la tiene. Aiuto, ti prego, non mi buttare dentro la pozza. No, ti prego. Ehi, ah, ne esce fuori. Eh beh, certo. Comunque, oi, ah, una moneta. Mettiamo anche la mela e ora è viola. Ops, magia. Allora. Ok, qua non posso picchiarlo. Vediamo se... Ragni verdi. Ragni viola. E questo è solo l'inizio. Scusa un attimo, fermo. Posso raccogliere? Vabbè. Sarebbe stato molto più facile se potessi raccogliere i ragni già di quel colore e buttarli dentro. Ora sì che si ragiona. Beh, certo, perché hai soldi in tasca. È vero, come guadagnerà? Cioè, nel senso, Shrek guadagna da vivere in qualche modo? Puff. Puff. Cioè, Shrek non ha soldi. In teoria ce li ha Fiona, no? Fiona è straricca, è una principessa. Quindi... Oh, gustosa e ripiena. Pancake. In teoria i soldi non sono un problema per Fiona, no? Quindi Shrek prima viveva sempre solo nella palude, mangiava solo roba che trovava nella palude? In teoria. O probabilmente, molto più facile, rubava... i soldi a... come si chiama? Sì, grazie, l'avevo immaginato appena ho visto il simbolo lì. Rubava i soldi ai contadini che spaventava. Molto probabile, ma... Ok, non mi posso buttare di sotto. Quello probabilmente dovremmo dargli fuoco. Allora, ok. Devo solo capire... Esatto. Indietro! Se ci devo buttare dentro qualcosa. Allora, in pratica il raggio solamente rosso è un raggio della morte. Fino a là
Dammi sta mail. Ah, giusto, serve Shrek. Il raggio rosso è solo un raggio della morte rosso. Il che vuol dire fermo una... Ah, già, tanto finché non lo accendo non succede nulla. Vai, ciuchino. No, ciuchino. Sì. No. Girare le cose inizia a farmi girare la testa. Dall'altra parte. Ecco qua. Dagli fuoco. Dagli fuoco. Accensione. Accensione. Oh, santo Dio, vi odio tutti. Allora, venite qua. Occhio. Stupidi ragnolozzi. Ecco, lo sapevo che mi prendevo quel colpo in faccia. Allora, ma posso colpirlo dall'altro lato? Ovviamente no, però almeno sono riuscito a prendere una moneta. Indietro. Attenzione. Vieni con me, per favore. Carino questo piccoletto. Per fortuna non scappa. È così carino. Oh, piccolino lui. Allora, mettiamo anche questo dentro. Vai, Fiorda. L'importante è che non muoia. Ma se l'oggetto dall'altra... Scusa, aspetta, fermo un attimo. Sono abbastanza sicuro. No, forse no. Forse ora mi sbaglio piano, solamente. Non ho bisogno di 7 anni di sfortuna. Eh no, aspetta, se lo lancio da quel lato che succede? Scopriamolo. Sono abbastanza sicuro che succeda qualcosa. Servirebbe un po' di fuoco. Ah, eccolo, lo sapevo. Lo sapevo. Allora, prima di tutto, dammi quella moneta, grazie. 365, una moneta al giorno. Allora, rompiamo il passaggio da questo lato. Ah, sì! Bravo, Ciuco. Ora, cambiamo mondo. Ovviamente dove c'è la lava. Piedi. Qua, scotta, scotta, scotta! Sì! Scotta tutto! La casa di Fiona lontano da casa, la torre del drago! Certo! Sto continuando a cercare per tutto il castello, ma non riesco a trovare quei drachini! Io mi sembra di aver sentito un urlo, quindi probabilmente sono da questa parte. Chissà se per Fiona questo posto, cioè Fiona di questo mondo, ha un qualche tipo di ricordo. Questo è un drachino sicuramente. Ops, vieni qua, bravo Scerecchio. Bene, grazie infinitamente. Beh, abbiamo guadagnato praticamente 200 e passa monete, quindi... No, forse 200, non ho visto bene il conto. Dove cacchio sono questi drachini? Li sento ma non li vedo. Grazie, neanche un soldo, vabbè. Dobbiamo scendere di sotto per prendere quelle ceste. Vediamo se probabilmente magari con Ciuchino ha un senso tutto ciò. Perché magari i drachini vedono il papino. Ah, papino, vieni qui, aiutaci. Ecco, fatto, apri la cesta. Ah sì, ora sono bello e ricco. Vabbè, l'importante è crederci, Ciuchino. L'importante è sempre stato quello. Credere fino in fondo a tutto quello che hai sempre voluto. Che poi magari ci si realizza. Grazie dei soldi. E che ci sono sti drachini? Li sento ma non li vedo. Ah, forse sono dietro queste rocce, dietro questo puzzle. Fermi tutti. Ecco fatto, tutto no, risolto. Non è carino. E guardate, un musetto che solo un genitore potrebbe adorare. Eh beh certo, sono i tuoi figli. Allora, vai Fiorda. Va bene, enigma numero uno risolto. Un ottimo lavoro. Ma non vorrai che torni dalla traghessa senza tutti i suoi cuccioli, vero? Ti farebbe arrosto. Va bene, dammi i soldi. Grazie. Oella, oella, quanti soldi? Cioè, in pratica questa è una missione bonus. Cioè, posso anche saltarla volendo? Palesemente una sì. Una torre di divertimento nel mondo dell'insolito. Proprio così. La torre del drago. Queste presentazioni dello specchio sono sempre così abbastanza fuori luogo. Allora, vai Fiona. Apri lo shortcut. Vai Micio. Vai dall'altra parte. Posso andarci almeno? Sì, ok. Miau, miau, miau. Sono grasso. Dios mio. È stato molto divertente. Ogni tanto però è difficile arrampicarsi su sti muri. Non si arrampica proprio bene a volte. Ecco fatto. E torniamo indietro. O meglio, proseguiamo. Ok. Ah, ma si attiva da solo. Oh no. E quello fa male, attenzione. Allora, abbiamo bisogno di Ciuchino qua.
Questo non si gira. Ah, aspetta, forse... sì, questo non è un enigma da risolvere. Solo evita il laser che ti potrebbe uccidere. Ok, non è stato difficile in realtà. Basta! Aiuto! Da dove è uscito fuori? Fermo. Allora... quella mela è meglio prenderla. Non si sa mai che se è lì vuol dire che io devo prenderla. No, prendi sta mela. Passiamo. Facciamo attenzione. Ecco fatto. Perfetto. Meglio andare con calma. Ecco qua. Ma ci passo qua io? Sì, ci passo, ok. Ok, la mela non ci serve. Ci serve la lucertola che è lì. Meno male che non scappano, guarda. Ehi! Eccolo là. Vabbè, grazie della lucertola. Piccolo e viscido, vero? Beccati questo. Clink. E questa qui io la porterei anche all'altro calderone, se possiamo. Per tua fortuna, ho appena mangiato. Ma questo non mi fa male il viola, vero? Perfetto. Questo qua io lo porterei anche all'altro calderone. Però prima... resta qui tu, non ti muovere. Oh, piccolo e viscido, lo prende proprio da sotto le zampotte. Ma posso entrare io? No, forse non mi serviva. Scherzavo. Ero totalmente convinto che si potesse entrare. Anche perché tanto il raggio va verso il muro, quindi non c'è nulla. Va bene, scusami se ti ho disturbato. Patte patte. E basta, proseguiamo allora. Ok, E cosa mi serve mettere la mela e la lucertola, scusami? Probabilmente niente, probabilmente mi serve per passare dall'altra parte. Quindi, per sicurezza, tu vieni con me. Carino questo piccoletto. Carino. Per fortuna non te lo mangi, dai. Oh, sì, crescete. Eccola qua. Andate, fermate quell'orco in piccione. Oh no, di nuovo. Cielo, di nuovo gli alberi. Succede, Shrek? Problemi con tutti quei bei germogli. Va simpatica bene, la vecchia. Ce lo vuoi tu? La musica, ovviamente, come ho già detto più però di una volta, vedere le stelle. L'ho dovuta abbassare per motivazione copyright, perché sinceramente la demonetizzazione per via della musica non è certo uno dei miei obiettivi, tant'è che effettivamente cerco di coprire anche il più possibile questi combattimenti con la musica, parlandoci il più possibile. Il più buonanotte. È che, porca puttana, ma stai facendo il gioco, ma mettimi una canzone originale, cioè proprio una canzone fatta apposta per il gioco, non la stessa canzone del film. Non in questo contesto almeno, non avrebbe senso, grazie. Vediamo tra l'altro cos'è l'attacco speciale di Shrek. E anche questo appena è arrivano per un po' più di nemici, lo provo. Vabbè, potrei provarlo già ora. Guarda, guarda, guarda che arriva pieno di ragni. Dai, su, 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 su. Avvicinatevi tutti. Wow. Aia, che dolore. Questo è per te. Mi aspettavo di meglio, sincero. Mi aspettavo... Buonanotte. Lo scorreggione che fa sempre in tutti i giochi. Io sono un believer. Ehi, state buone con quelle zucche. Occhio, amico. Ecco, lo sapevo. Lo sapevo che me la prendevo la zuccata. Faccio finta che non sia successo, ok? 3, 6, 9, il mio gatto fa le prove. 12, 15, 18. Ma il tuo gatto è il gatto con gli stivali? Giusto per saperlo. Dai! Ogni volta che ti colpiscono, il coso si resetta. Tre piccoli gattini persero i guantini. Piangevano. Sì, ma combatti, Ciuchino. Ma cos'è questa storia dei gatti e dei loro accessori? Prima il gatto e i suoi stivali, adesso i gattini e i loro guanti, poi una tigre con la corona? Beh, certo. Ho un asinello che ha un grande ingegno. È quasi impossibile riuscire a fare la combo completa. Ad avere l'intero coso verde. Ah, così proprio? Tristemente, addirittura. Non era di là. Ho capito. La torre oltre quel ponte. Forza, muoviamoci. Bravo Shrek.
Tra l'altro ci serve qualcosa di verde. No, Shrek, abbiamo detto. Per tua fortuna, ho appena mangiato. Appena mangiato. Dagli fuoco. Accendiamo questa brodaglia da streghe. Ma se ne metto due di quello blu, diventa blu, secondo voi? Cioè, se puccio due volte il blu, diventa blu invece che viola? Probabilmente sì. Lo sapevi che Shrek può spostare gli specchi di legno per... Era molto palese. Ok. Ti è piaciuto? Beh, certo, come no. Ecco. Prendi fatto. Questo. Prendi questo. Oh, comunque sti ramoscelli resiscono... Quella questo cosa... Ah, è la bomba! Allora, non la voglio usare subito, voglio... Aspettare magari... Te la sei cercata! Un paio di nemici in più. Ok, la bomba gli è rimasta. Perfetto, diventa verde. Questo vuol dire che abbiamo riempito totalmente a metà quello. Vai, Ciucco. Intanto piano piano si sta svuotando. Non ho idea... Di dove... Ah, ok, questo deve puntare dall'altra parte. Sì! Ora piano, non ho bisogno di 7 anni di sfortuna. Perfetto, vai Shrek. Metti questo qui. Prendi una mela. Oh, grazie. Dicevamo, prendi una mela, butta la mela. Prendi il nostro piccolo lucertolino verde. Oh, piccolo blu, volevo dire, verde era dall'altra parte. Lo metti qua dentro. Vai Fiorda. Accensione. E la porta si aprì. Ma se io lo sposto da un'altra parte, magari dici che si apre qualche altro pezzo? Secondo me no. Non mi sembra ci sia nulla che si possa aprire oltre quella zona. Quando magari invece se gli butto solo la mela e quindi fa il raggio esplosivo della morte, si apre qualcosa. Questo è per Mi te. Chiedo tra l'altro quando è che riusciremo a riempire completamente il come si chiama, il counter quello lì verde, perché già abbiamo fatto fatica a riempirlo a metà. Cioè, riempirlo totalmente veramente sembra più un'impresa che altro. Te la sei cercata. Eh beh, certo, come no. Vieni qua. No, ho preso la bomba col gatto. Eh vabbè, tieni. Torna nella tua tana, topo. Torna nella tua tana, topo. Bravo micio. Allora, dammi ste monete. Ecco. Ah, c'era un ragno nascosto. Vieni a formare la mia rapida lama. La tua rapida lama. Ecco qua. Allora, io sono abbastanza sicuro. Sono abbastanza sicuro che mi serva il raggio rosso prima. No? Invece no. Però aspetta. E se invece mi servisse? Mi sa tanto di sì. Vieni Shrek. Ecco qua. Mettiamolo qui. No, come no? Ah, ok. Per qualche motivo c'era un blocco qui e non me lo faceva muovere. Dobbiamo far esplodere quelle taniche. Allora, dammi i soldi prima. Mettiamo la Melinda là dentro. Ecco fatto. Spostiamo. No, non picchiare lo specchio che ti porta sfiga. Molto pesante. Questo qua. Vai Fiorda, dagli fuoco per favore. Grazie dei soldi intanto. Tra l'altro usciti direttamente da un gioco Lego. Non riesco a prenderlo. Vabbè, grazie. Ecco a te. Servirebbe un po' di fuoco. Ah, ok. Per qualche motivo non era quasi sentito. Ben piazzato. Ecco fatto. Ma prima o poi smette? Probabilmente sì. Ok. Grazie. Ah, guarda, adesso c'è la missione. Ehi, attento! Trova il draghetto, sicuramente. Intanto prima allora mi prendo... c'erano dei soldi nascosti là. Allora, aspetta che torno un attimo indietro.
Ah, soldi nascosti che giustamente non posso raggiungere perché prima devo attivare il portale. Genio. Allora, vai Shrek, dove sei? Prendi la lucertolina. Carino questo piccoletto. È tutto un mezzo puzzle alla fine sto gioco. Ecco qua. Spostiamo il nostro amico specchio da questa parte. Guarda, sembra che sto spostando un raggio laser della morte. Ecco fatto. Andiamoci a prendere i soldi. Grazie. Ma quella S là sopra. Ah, che scemo, è vero, è il bonus dei soldi, non sono tanti soldi. L'abbiamo visto così poco che veramente chi ci pensava più. Non farti ingannare dalla puligine. Questo posto è un piccolo angolo di squamoso paradiso. Eh beh, certo. Torre del drago. Come no? Allora. Ma perché ogni tanto sti muri invisibili? Wow, molto pesante. Allora, questo lo spostiamo qua bello in fondo. Io sposterei un attimo questo. Lo metterei qua. Più pesante di quanto sembri. Questo qua lo butto. No, troppo. Sì. Lo spostiamo, lo mettiamo qua dentro. Questo mi sembra un pelino storto, questo qui, eh. Wow, questo molto qua pesante. Spostiamo qui. Ecco fatto. Questo lo spostiamo qui. E vabbè, quello lì aspetta un attimo. Questo lo spostiamo qua. Questo lo spostiamo qui. Sembri. Ecco fatto. Enigma sì. Risolto come voleva il gioco. Ecco. Sì, più o meno. Allora, aspetta. Wow, molto pesante. Ecco fatto, esattamente come il gioco voleva. Te, contento? Adesso ce n'è un altro, sicuro. Sicuro adesso ce n'è un altro qui. Grazie, che un po' di cuori ci fanno sempre comodo. E abbiamo trovato l'altro draghetto, è molto probabile. Deve essere il giorno fortunato. Grazie. Che tra l'altro il bonus dei soldi è durato proprio tanto. No, ecco, non è qua. Carino. E guardate, ha un musetto che solo un genitore potrebbe adorare. Ma non sono figli tuoi. Non li hai riconosciuti neanche prima, Ciuchino. Quindi è solo un musino che un genitore Pronti? Potrebbe riconoscere. Fantastico. Uno preso sotto con gli altri. Forza, dobbiamo trovarli tutti o la draghessa mi incendierà sul posto. Impari a tener cura dei bambini allora, stronzo. Impari a non perderli la prossima volta. Ti piacciono Oblio e Terrore? Scoprili nell'altro mondo. Prossima fermata, Torre del Drago. La Torre del Drago, certo, come no. Ogni volta che parla lo specchio sembra quasi la presentazione di una giostra di Gardaland. Eccolo lì, verde sto giro, eh. Posso dargli un calcio? No, ok. Per la stellina, la notte si avvicina. Ehi! Ah, sì. Ciuchino non è pronto per la battaglia contro la zona più sensibile. Molto contro bene. I ragni. Le prende continuamente. Mentre Fiona bene o male. Ti è piaciuto? Forse vuoi che sia la spada. Cosa impari? Ma almeno i colpi dei ragni riesce ad evitarli. Questo è per te. Questo è per te. Ok, fermi tutti. Mi serve quindi prima il viola per aprire il passaggio. Io non voglio il vostro aiuto, topini ciechi. Andate via. Mi serve il viola per aprire questo passaggio. Ma c'è... Ah, c'è la rana gialla. Sì. Eccolo lì, me lo sono preso proprio al culo. Il danno. Mi sono preso proprio tutto. Ok. Ok, devo fare il giro. Ok, ma dove? Ah, che scemo. Non ci ho proprio fatto caso. Ok, vieni con me. Piccolo e biscio. Non avevo fatto caso che il calderone era qui. Chissà se il coso... Verde ci fa danno, secondo me sì. Ok, fermi tutti. Dammi un secondo. Tac. Tac, tac. Ah, non posso andarci di qua. Non ci posso proprio andare. Stavo già pensando di dargli fuoco con... col coso lì, ma non posso. Non posso perché ci serve il potenziamento. Ok, vieni con me. Ehi! Carino questo piccoletto. Carino.
Vediamo di che colore diventa se lo metto. Ah, si è azzerato ora. È verde quello? A me sembra giallo. Vabbè, diamogli fuoco. Puff! Ehi, puff. Ora piano, non ho bisogno di 7 anni di sfortuna. Ok, il giallo non ci fa nulla, quindi ci abbiamo bisogno. Ok, era giallo. A me sembra, te lo giuro, mi sembrava verde. Ho appena mangiato. Ecco fatto. Risolto. Adesso appare di nuovo la strega. Quanto ci fai? È molto, molto probabile. Ci serve il viola, è già viola. Quindi non capisco perché ci mettono la mela e la lucertola per nessun motivo alla fine. Visto che il calderone è già fatto, però vabbè, va bene uguale. Ci manca solo un passaggio ora. Scommetto che ne vuoi ancora, vero? Bene, credo che verrai accontentato. Adesso ti meno. Meno sia te che i tuoi stupidi alberi. Tenenenen. Pronti alla battaglia? Dai, forza! Venite qui. Vi attendo, stupidi alberi. No, ti prego, cos'è sta musica? No, allora, il livello della musica deve essere proprio zero totale. Perché va bene tutto, ma sembra che il comparto musicale l'abbiano scelto totalmente a caso. Mi sono allenata per momenti come questo. Sembra che il comparto musicale di sto gioco sia veramente stato scelto totalmente a caso. Prendi perché questo. È Walking on Sunshine adesso. Ehi. Dai, stavo per fare la barra piena, mi ha colpito. A un Walking on Sunshine non c'entrava proprio nulla in questo contesto. Beccati la bomba. Mi sono allenata per momenti come questo. Io prendo questo, grazie. Oh, il megafono, almeno vediamo cosa fa. Ok, fa la versione potenziata dell'attacco col cerchio. Fa un attacco continuo con quello del cerchio. Cosa impari? Vabbè. È un potenziamento abbastanza inutile, però almeno stanno i nemici. Questo è per te. Aspetta, mettiamo giù la bomba, così mi prendo il potenziamento. Vabbè, wow, una, sono riuscito a colpirne. Te la sei cercata. Vabbè, meglio che zero, cosa no? Impari? Meglio uno che zero alla fine. Adesso ne arrivano altri. Eccole lì le streghe. Ehi! Ti è piaciuto? No. Dio mio, è caduta di sotto. Te la sei cercata. Allora, a parte che non ha colpito proprio zero l'albero, ma non l'ha colpito proprio mai. Ok, dai che ci siamo quasi. Mi sono allenata. No, dai cazzone, non posso neanche schivare. Non posso neanche schivare alla fine. Eravamo quasi. Mi sono allenata per era quasi totalmente pieno. Ah, dannazione. Comunque ho capito il trucco per arrivare Fantastico. Alla barra piena. Ho capito il truccone per arrivare alla barra piena. Dobbiamo usare il potenziamento del megafono quando abbiamo un circolo di nemici abbastanza resistenti, tipo quegli alberi. Quando siamo circondati da abbastanza alberi, secondo me si può fare. Vediamo adesso se la butto dentro. Vero? Che colore diventi? Ok, è tornata azzurrino chiara. No, prendi la rana. Carino questo piccoletto. No, prendi la rana e mettila dentro. Giallo, per prendi quello blu. Ho appena mangiato. E ora è diventato verde, perfetto. Servirebbe un po' di fuoco. Ecco te, avevi bisogno di un accendino, ecco fatto. Ok, lucertola blu. Prendi questo. Niente. Il gatto è probabilmente quello più rapido per fare sta cosa qua per caricare. Il problema è uno che non hai modo di difenderti. La mia rapida lama. Non hai modo di difenderti e di conseguenza sei palesemente colpibile in ogni modo. Allora, tac, qua dobbiamo usare. Allora, fermi tutti. Prima di tutto, Vashrek, mettilo. Sì. Lì. No, aspetta. Qua è un attimo da capire come gira. Qua è un attimo da capire com'è che gira questa. Oh, questo giro il raggio. Vero?
Perché in teoria adesso accende quello, accendiamo quello si accende, quello accende quell'altro. Ah no, ecco, vedi. Ok, dammi un attimo. Ah no, invece era giusto. Ah, beh certo. Involontariamente sono riuscito a fare la cosa giusta. Girare le cose inizia a farmi girare la testa. Sì. Allora. Girare le cose inizia a farmi girare la testa. La testa. Allora, devo farlo diventare blu. Ehi, carino questo piccoletto. Perfetto, dagli fuoco. Accensione. E scusami, io se voglio farlo arrivare là. Ora piano, non ho bisogno di 7 anni di sfortuna. Girare le cose inizia a farmi girare la testa. No, ok, fermo un attimo. Più pesante di quanto sembri. Ah, aspetta, ecco fatto. Dovevo beccarlo direttamente. Ok, devo solo... Wow, molto pesante. Devo prenderlo nel momento giusto. E qual è il momento giusto però? In teoria quando è più in alto, ma... Sì. E scusami, come lo becco il cristallo blu io? Oh, che non voglia il cristallo... No, aspetta. Proviamo un attimo a farlo diventare rosso. Proviamo un attimo. Aia, dolore. Eh no, lo vuole blu. Non capisco come devo fermare quella... quella roba lì io. Per tua fortuna, ho appena mangiato. A meno che... A meno che, più semplicemente... Wow. Molto pesante. Devo prima prendere qualcosa da questa parte, che è molto probabile, ma non è la soluzione. Ah, aspetta, vuoi vedere che questo è un enigma da due? Vuoi vedere che questo è uno di quegli enigmi due? Ah no, non serviva a niente. Niente male come giornata. Vabbè, guarda. Io che ho flashato mille possibilità e invece va bene così. Qua poi ovviamente bisognerebbe tornare per prendere un po' di soldi extra, ma vabbè, sti cazzi. Ovviamente ragnoni di multicolor. Vedere le stelle. Ecco qua. Che tra l'altro i ragni, se, bella rissa. Se uno... Adesso l'ho pensato un attimino meglio. Vediamo. Potevano fare che i ragni potevi usarli al posto delle combinazioni di colore con le rane e con le mele. Ok, fermo un attimo. Attenzione. Indietro. Ok, allora adesso dovrei dare fuoco a questo. Accendere questo qua. Ora piano, non ho bisogno di 7 anni di sfortuna. Questo sì. Qui, bravissimo. Dagli fuoco. Puff. E puff. Ecco fatto. Ora dobbiamo fare la stessa roba. Così impari. All'inverso. Questo è per te. Quanto ci fai che adesso quel ragno mi prende. Ti è piaciuto? Che sono nascosti da dietro il muro e quindi non li vedo. Ecco fatto. Preso. Distrutto. Ti è piaciuto? Anche l'alberello, grazie dei cuoricini. Tu gira questo. Ora piano, non ho bisogno di 7 anni di sfortuna. Lo so, Ciucchino, c'hai ragione. Girare però le cose inizia a farmi girare la testa. No, ho sbagliato. Ecco qua. Servirebbe un po' di fuoco. Ok, sì, penso che non ci sia altro da risolvere qua. Però dobbiamo... Dobbiamo... Attenzione! Far accendere questo qui. Ok. Tac, tac,
Tac. Tac. Vai a prendere la mela. Ah, lì c'è un segreto per Shrek. Che ovviamente non possiamo raggiungere perché ci serve la fiaccola olimpica per Fjorda. Ecco a te. Più semplice di così. Veramente. Dove l'ho messa sta mela? Veramente. Non ce n'era bisogno. Allora, dov'è la lucertola? Aspetta, aspetta. Non prende sti soldi. Ecco qua. Così ce ne prendiamo un paio extra. Bravissimo, oh, Shrek. Piccolo e viscido, vero? Piccolo e viscido. Vieni qui. Bravi. No. Ehi, qui. Carino questo piccolo. Dagli fuoco. No. Qui. Bravissimo. Uff. Ehi, puff. Aperto? Ovviamente. Qua ci serve appunto la fiaccola olimpica. Qua ci serve la fiaccola normale, per fortuna. Qui c'è nulla? No, perfetto. Questo vuol dire che oltre quello specchio si nasconde di nuovo il mondo alternativo. Occhio a dove metti i piedi, qua ascolta. Se passo altro tempo a cercare quei dracchini, mi esploderanno i bottoni. Sì, ti faccio esplodere io fra un po' se non la finisci. Allora, come la risolviamo? Questo enigma? Ok, questo non c'entra nulla. Non male. Non male. Allora, fermi tutti. Allora, tu vieni qui con me. Questo era facile, non c'era neanche troppo bisogno di sforzarsi. Pesante di quanto sembri. Ma Shrek, tutto l'ho già detto. Sposti le montagne con le scorregge. Che cacchio ti lamenti di un piccolo sasso cubico? Tu vieni qua. Perfetto. Finché già i cubi sono 4, 5 e addirittura 6. Capisco la difficoltà, ma non ci vedo proprio difficoltà nel riuscire a spostare questi piccoli enigmi. Apri la cesta, Shrek. Bene, comunque sembra di essere al Forte Ferro in questo momento. Sembra molto il Forte Ferro di Dark Souls 2. Vediamo, dove ti nascondi, dragozzo? Ah, poi proprio non si sono degnati proprio neanche di farlo non difficile. Non riesco a capacitarmi di quanto mi rendano felici questi piccoletti. Beh, certo, come no. Qua proprio non ci sono sbattuti minimamente. Hanno messo proprio due sassi in croce. Fine. Oh, grazie al cielo. Stavo quasi per sbriciolarmi. Missione completata. Oh, finalmente. Ecco la ricompensa. Te la sei meritata. Grazie, biscotto. Ah, grazie. Un cuore extra. Bonus salute permanente. E un po' di soldi in più. E io pensavo fossero 4 addirittura, invece solo 3. Va bene, guarda. Non mi lamento così. Di sicuro. La torre del drago. Certo, tutto quello che vuoi, specchio. Credo che siamo arrivati alla fine del livello, finalmente. Ok. Quelli gialli sono a tempo. Va bene. Ok, sbrigati, 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 sbrigati. Ecco fatto, perfetto. Niente altri nemici, aspettiamo un attimo. Tac. Perfetto, andiamo dall'altro lato. Qua non c'è nulla. Che tra l'altro è probabile che possiamo cambiargli il colore a quello. Ah, di qua, perfetto. È probabile che possiamo cambiargli il colore al... Hey! Aia, lo sapevo. Cosa impari? Possiamo cambiargli colore, stavo dicendo. Comunque, tra l'altro, a cosa mi serve fare gli shortcut? Tanto non c'è bisogno che io torni indietro, no? Cioè, non è che guadagno oggetti andando avanti e poi posso tornare indietro. Non ne capisco il senso. Vabbè. Come giustamente non capisco neanche il senso di mettere il calderone viola e gli oggetti per farlo diventare viola. Accensione. Quando... Basta accenderlo per poter passare. È arrivato l'ascensore. E vai. Finalmente possiamo passare. Che tra l'altro la torre è all'insù. Non grazie all'ascensore in giù o in su da questa parte. Questa è la torre più alta del castello. Dove la principessa era stata rinchiusa. Oh, perfetta per una fata regina. Già. Dov'è tuo figlio? Probabilmente morto in questa torre per cercare Fiona.
Detto tra noi, Shrek, non è decisamente la più bella del reame. Va bene, nonna, dacci subito la corona e poi ce ne andremo. Ma il gattone! Non è questo il modo di trattare la vostra nuova regina. Regina? Sì, anche se solo per una settimana. È un inizio ed è una cosa che ho sempre desiderato. Remotino. Ah, sì? Beh, chiunque tu sia, non ce ne andremo senza quella... Come corona. Chiunque tu sia? La fata madrina, Shrek. Quella corona sarà nostra. Aga! L'abbiamo uccisa nel secondo gioco, Shrek. Ho qualcosa di speciale per te. Puff. Occhio! Mi ha fatto molto ridere tutto ciò. Ok. Non hai alcuna possibilità. Come si svolge la missione? Ah, tutto qua? Devo contrattaccare io? Ma dai, è scappata. Mi sono allenata per momenti come questo. Grazie della bomba. Non sapevo di avere il pollice così bello. Occhio! Te la sei cercata. Ok, cambiamo personaggio. Prendiamo il gattone. Mele, le mie preferite. Lo so, aspetta che devo andare dall'altra parte. Il problema... No! Esci, mio piccolo albero di mele. Sbrigati, Shrek, prima che sto robo collassi. Perfetto. Che culo. Non hai alcuna... Vai, Fiona, accendilo. Eh beh, certo, come no. Smettila subito. Smettila subito. Ok, fammi indovinare. Ah, ok, sto dicendo, dov'è il... Vabbè, non ha senso neanche che io mi fermi. Stavo dicendo, non ha neanche senso che io mi fermi a combatterli. Ma sto giro comunque sì, perché devo aspettare un attimo che quello si riattiva. Perfetto, prendi la mela. Bravo, corri, 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 corri. Corri che sei lento quando porti le mele. Ecco fatto, aspetta. Bravissimo, Shrek. Beccati questa. Vai, Fiona. Beccala in pieno. Metti giù quella mela. Mettila giù subito. Non ti devo ammazzare, eh. Ok, che giro devo fare? Un filino strano come giro. Qua? Non hai alcuna possibilità. Ah, è merda. Oh, qualcuno si è forse fatto male. Non dovresti... No, male, è vero? Stavo dicendo, non dovresti prendermi in giro. Sono pur sempre la tua protetta, no? Ok, basta uccidere solo i ragni. O comunque anche solo la strega. Non hai alcuna possibilità contro noi streghe. Beh, certo, come no. Brava, stai lontano. Occhio! Da lì. Mi sono allenata per momenti come questo. Buttiamo giù la bomba. Prendila. Deve fare un gran male. Non lo sapevo che la bomba facesse male anche a noi. Avrei potuto immaginarlo, ma non lo sapevo. You spin me round, round, baby, round, round. Da da na 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 da 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 da. Ok, io non sapevo che... Cresci. Collassasse. Pensavo che rimanesse lì, invece solo al primo giro che rimane là. Dai, 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 che ce la fai. Perfetto. Comunque, cresci, è una boss fight. Cresci, piccolo albero di me. Di una semplicità inumana. Ok, no, non faccio in tempo. Ora si apre di là. Io devo fare il giro non lungo. Non hai alcuna possibilità contro noi streghe. Ok, dammi un attimo. Vai! Occhio! Prendi questo. Vai dall'altro lato. Sì, ma ci muoviamo. Perfetto. Vai via da quell'albero. Vecchia strega. No, la strega. Ti è piaciuto? Sono quelle di qua. Basta. Basta. Sai che dire basta è il commento più stupido che potresti fare, Fiona? Mele, le mie preferite. Ecco qua, dai, muoviti. Perfetto. Qua adesso ti devi fare di quei giri assurdi.
facendo arrabbiare? E ti pareva. Ho fatto la bua. È colpa tua. Senza pensieri. Ok, forse ce la facciamo. Forse ce la facciamo a fare tutto il giro perfetto. Non sapevo che no. Prendi quella mela. Verde. Ecco non fatto. Non hai alcuna possibilità contro di beccati questo e la battaglia è finita. Hai vinto! Questo non significa proprio niente, rimango sempre la regina! Mi avete sentito? La regina! Ecco, così dovrebbe... Ma dai, ma è lì! Cosa succede? È forse una specie di scherzo? Cosa? No! È un regalo! Ascolta, sei un tipo a posto, ma... E te lo dirò una volta sola. Non ho tempo per queste cose. Dobbiamo tornare subito all'accampamento degli orchi. E vai! Oggetti segreti 3 su 5, tesori 9 su 12, 85%. E dai, è già più dell'altra volta. Tornerai all'accampamento? Ok. Le torri sono per donnicciole. Se ti trovi nei pasticci, usa lo specchio magico per cambiare mondo. Eh beh, certo.